Un anno e quattro mesi, pena sospesa e non menzione per il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio. La decisione giunta dal Tribunale dell'Aquila riguarda i fatti avvenuti nel 2014 nell'ambito del processo che lo vede imputato sull'utilizzo a fini personali delle auto blu della provincia, ai tempi in cui era dirigente e direttore generale della provincia dell'Aquila. In seguito alla condanna di primo grado, ai sensi della legge Severino, per il primo cittadino scatta la sospensione per 18 mesi. A Di Pangrazio subentra il vice sindaco Domenico Di Berardino. Innanzitutto una grandissima sofferenza per un funzionario pubblico, per un servitore dello Stato, per un servitore dei cittadini, è una sentenza che chiaramente si commenta da sola. Io sono abituato e rispetto chiaramente la sentenza, ma veramente questa cosa mi ha fatto particolarmente male e mi fa particolarmente soffrire. So che è difficile, ma noi andremo avanti, e io andrò avanti proprio perché credo che la giustizia vera arriverà, e quindi sono fiducioso che prossimamente in appello sarà tutto chiarito. Di Pangrazio è stato eletto per la seconda volta nell'ottobre del 2020 con la sua coalizione civica rafforzata da pezzi di centrosinistra e centrodestra. Se il sindaco sospeso dovesse essere assolto, tornerebbe in carica. Tranquillo ci sono, come lo sono sempre stato, continuerò a lavorare per i cittadini, a supporto come sempre, quindi sarò presente, seppure dovrò per qualche mese non poter svolgere la funzione da sindaco e quindi firmare gli atti. Cosa si sente di dire ai suoi concittadini? I miei concittadini, gli dico che Gianni Di Pangrazio, il vostro sindaco, c'è e ci sarà, sarà in comune, ma ci sarà un ottimo vice sindaco e una splendida squadra di consiglieri ed assessori che ancora di più in questo periodo lavoreranno per i cittadini, lavoreranno per far sì che tutti i servizi vengano espletati in maniera celere. Io sarò a fianco a loro e a fianco a tutti i cittadini per ascoltarli e continuare ad ascoltarli per le loro problematiche e per le loro esigenze. Quindi contateci, perché ci sarò.